Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui, come sicuramente avrete letto dal titolo, ritornata con il video dei terminati del mese di dicembre. Come tutti i mesi vi mostrerò tutti i mille mille prodottini che ho terminato, come ogni santissimo mese la busta straborda, bando alle ciance, io direi di andare ad iniziare subito. Allora, sicuramente questo sarà uno dei primi video del mese di gennaio 2020, quindi io vi faccio i miei più sentiti auguri di un buon anno e speriamo che quest'anno sia meglio dell'anno passato, insomma, o comunque ci porti qualche gioia, se non ci vuole portare nient'altro, però speriamo che ci porti qualche gioia. Comunque, io direi di andare ad iniziare subito e togliamoci immediatamente questo prodottino che cos'è? È un bagno doccia che avete visto e rivisto e stravisto nei miei video, ma io amo, vi avevo promesso che non ve l'avrei fatto rivedere più, però dato che non ve lo facevo vedere da qualche video, ho deciso di rimetterlo. È un bagno doccia della Lidl che è all'avocado e sapete benissimo che mi piace un botto perché mi ricorda tantissimo il mio profumo, che è il Dolce Gabbana Light Blue, e questo, come ve l'ho sempre detto e stradetto, ve lo consiglio sia per il prezzo, sia per la durata, sia per la profumazione. Ah, comunque scusate il casino che vedete sparso in giro, però è una situazione un po' precaria, infatti non sto girando nella mia postazione solita, però volevo sfruttare un po' questa luce, ma in realtà è una luce che arriva di là, di qua, di là, quindi non si capisce niente. Tra l'altro sono bloccata pochissimo oggi, però ho mal di gola, mi cola il naso, quindi ho detto, dato che non devo fare niente di che, ma devo semplicemente fare qualche commissione in posta, non mi sono truccata particolarmente, però insomma, prendiamo questo video anche un po' per quello che è. Altra cosina che sono andata a terminare e che vi voglio consigliare sono queste salviettine qui, che io uso per magari togliermi il fondotinta dalle mani o comunque il correttore o le polveri, eccetera, eccetera. Queste salviettine contengono 64 pezzi e sono, io le ho prese da Aldi. Eccolo, no, dov'è? Eccolo qui. Ve le straconsiglio perché sono straimbevute, hanno un ottimo profumo e mi sono durate un botto. Appunto, all'interno ce ne sono 64 e costavano, mi sembra, o intorno a un pound o meno di un pound, quindi anche queste, se le trovate, io ve le consiglio. Ho finito un acetone che è questo di Essence, il Strong and Clean, insomma, acetone. Mi è piaciuto, sì, però era l'odore, la puzza più che altro di acetone era veramente veramente tanto tanto forte, quindi non so se lo ricomprerò, ma comunque è un buon acetone, mi ha sempre pulito tutto quanto, però secondo me è un po' aggressivo sulle unghie, quindi questo qui è un po' un ni, però insomma, se vi trovate solo questo in mezzo ai piedi e ve ne serve uno, ve lo consiglio. Poi ho terminato una maschera per capelli e questa mi è piaciuta un botto, ed è la maschera per capelli, la Hair Food Aloe Vera di Garnier. Queste maschere mi piacciono un botto. Io avevo provato anche quella alla banana, però questa mi è piaciuta molto molto di più, sia per l'odore che per quello che andavo a fare sui miei capelli, nel senso che non era troppo pastosa, non mi lasciava i capelli unti, me li lasciava sì morbidi, ma molto luminosi allo stesso tempo, e poi non mi faceva venire quel senso di nausea in doccia, cosa che ho riscontrato con quella alla banana, perché appunto aveva veramente un odore veramente tanto tanto forte. E quindi anche questa ve la straconsiglio, molto spesso la trovate anche in offerta, quindi dateci un occhio. E poi all'interno ci sono tipo 300, quasi 400 ml di prodotto. Poi altro bagno doccia, e questo è caduto tutto. Un altro bagno schiuma che vi straconsiglio se vi trovate qui in UK, perché non so sinceramente se in Italia questi prodotti si trovano, io non li ho mai visti. Io l'ho voluto prendere perché era in offerta tipo £1,50 da 3 pound che costava. L'ho preso al Tesco e questo è nella fragranza, insomma, profumazione Frosted Cherry della marca Triclimun. Io ignara di tutto, ma comunque mi è piaciuto un sacco, ma veramente tanto tanto tanto. A parte che mi è durato un botto, la profumazione è molto molto dolce, però sa tipo di candy floss, di zucchero filato, però allo stesso tempo di ciliegia, non lo so, era buonissimo. All'interno conteneva, se trovo anche gli ml, 500 ml. Per questo periodo invernale mi è piaciuto veramente tanto tanto tanto. Poi acqua micellare, che questa ve ne devo parlare un pochino. Allora, sono andata un giorno da Home Bargains,
sempre qui in Inghilterra, mi riservavo un'acqua micellare, non c'era quella della Garnier e ho detto vabbè, ne prendo un'altra qualsiasi per il momento. Ho trovato questa della Derma V10. E sapete benissimo che io della Derma V10 compro sempre di solito o le maschere o comunque salviettine struccanti. Mi sono trovata a comprare altre cose in passato e mi ci sono trovata bene. Idem con quest'acqua micellare, però c'è un però. Quest'acqua micellare ve l'ho fatta vedere anche in un vlog, se non mi ricordo male, sicuramente l'avrete visto nei video precedenti. Costa soltanto, se non mi sbaglio, se non vado errata, meno di un pound. Dovrebbe costare tipo 89 centesimi per 200 ml di prodotto. Che cosa dire al riguardo? Mi è piaciuta tanto perché non vi va a bruciare gli occhi, non vi va a fare nessun tipo di reazione. L'unica cosa che ho trovato, insomma, un po' che dopo un po' che magari sfregate gli occhi, non vi bruciano dentro, però vi bruciano fuori. Non so come spiegarlo, è tipo se si vanno ad irritare fuori, però se vi guardate allo specchio non c'è niente, cioè non sono né rossi né niente, però io mi sentivo l'occhio abbastanza rosso. Un'altra cosa che vi devo dire su quest'acqua micellare è che sì, a prima passata sembra che il trucco è andato via, però poi nel momento in cui andate a passare il tonico praticamente sembra che voi non avete assolutamente passato un dischetto con l'acqua micellare, quindi tutto il trucco che se ne va è il trucco in superficie, tutto quello che resta vi rimane sulla pelle, quindi con questa acqua micellare ha assolutamente bisogno di essere andata a detergere con un altro detergente, quale potrebbe essere un detergente in schiuma, o comunque dovete assolutamente andare a lavare il viso dopo esservi struccati con questa acqua micellare. In complesso però io la promuovo perché se siete delle persone che non si truccano tantissimo e comunque cercate, ecco, vi trovate in vacanza e vi serve un'acqua micellare così di emergenza e vi trovate questa qui, ve la faccio rivedere davanti, io ve la straconsiglio perché non è per niente male, per 200 ml 89 pence assolutamente li vale tutti. Poi andiamo con le maschere, molto in velocità le raccolgo tutte e ve le faccio anche vedere. Le prime due che vi mostro sono queste due, vado molto veloce perché queste ve le ho fatte vedere praticamente in tutti i video finiti, terminati del mese. Sono queste due maschere di Kina Cosmetics e mi piacciono tantissimo, fanno parte di un set di 10 maschere e sono, insomma, maschere che vanno a combattere i segni del tempo, anti-aging, nutrienti, idratanti, insomma, hanno un sacco di proprietà e mi piacciono tantissimo, sono tagliate strabene e questa marca in particolare, Kina Cosmetics, mi piace sempre tanto. Io qualsiasi maschera ho comprato appunto della suddetta marca, mi è sempre piaciuta. Sono andata a fare anche una mascherina per i piedi esfoliante, infatti i miei piedi stanno ancora esfogliandosi ed è uno spettacolo raccapricciante, non ve lo consiglio, però devo dire che i miei piedi adesso sono stramorbidi e insomma queste mascherine aiutano il ricambio cellulare, vi vanno a togliere tutto lo strato di pelle secca e poi insomma voi fate uno scrub nei giorni successivi ai piedi e i vostri piedini torneranno super morbidi e levigati. Per quanto riguarda questa maschera, appunto è della marca Derma V10 e ve la straconsiglio, ripeto, se la trovate in negozio o magari su eBay o su qualche altro, o se vi trovate qui appunto andate da Home Bargains e le trovate, ve le straconsiglio perché sono ottime, ottime, ottime. Della stessa marca, appunto, io avevo trovato anche questa, che è una maschera per capelli, che all'interno aveva proprio questa cuffiettina con i flamingo. La maschera era super, super nutriente e conteneva anche abbastanza prodotto all'interno, vi devo dire la verità. Queste se le ritroverò, anzi, questa qui già l'ho ricomprata ieri, mentre quest'altra, se la ritrovo, sicuramente me la ricompro, anche perché costano meno di un pound e sono veramente, li valgono tutti. Poi, della marca Face Fact, che ho scoperto da pochissimo e ho scoperto amare alla follia, ho fatto queste tre mascherine e di che cosa, insomma, che cosa hanno di particolare? La particolarità è che, a parte di essere stramorbide, contenere tantissimo prodotto all'interno, infatti qui sotto ce n'è ancora tantissimo, ma la particolarità sta nei design delle maschere, perché per esempio questa era la maschera a faccia di elfo, che è esattamente così, cioè voi aprite la maschera ed è esattamente così. Ve le ho fatte vedere su Instagram, siete impazziti perché non capivate di che marca fossero e dove le avevo prese. Quest'altra è a faccia di Renna,
e anche questa vi è piaciuta un sacco, mentre quest'altra è una maschera idratante a forma, insomma, di cocomero e, o angure, insomma, come volete voi dirla, e mi sono piaciute tantissimo, a parte che sono molto divertenti da fare anche con un'amica, magari, o con vostra mamma o con vostro fratello o col vostro ragazzo, insomma, quello che volete voi, però sono veramente tanto tanto valide. Costano meno di un pound, costano tipo 40-50 centesimi pence, li valgono tutti, sono molto idratanti e mi sono piaciute un sacco. Poi, sempre maschera in tessuto, ho fatto questa alla lavanda della marca Live Green, ve l'ho fatta vedere anche questa centinaia, migliaia di volte nei video precedenti. Una maschera alla lavanda e camomilla molto lenitiva e, insomma, emolliente, calmante. Mi è piaciuta tantissimo e penso che questa, mamma mia, l'odore è qualcosa di fantastico, l'odore della camomilla e lavanda insieme è qualcosa di spettacolare. Questa mi sembra che è l'ultima che io ho terminato, faceva anch'essa parte di un cofanetto di 5 maschere, se non mi ricordo, 5 o 6 maschere, boh, mi ricordo. Anche queste prese da TK Maxx e ve le straconsiglio tantissimo. Non vi dico, cioè vado molto veloce, un po' perché sono di fretta io, un po' perché tutte queste maschere le trovate online, penso, in Italia, perché ovviamente sono prodotti che io trovo in Inghilterra, quindi non sono al 100% sicura che in Italia si trovino, insomma, le stesse identiche cose, al contrario di queste due mascherine di Geomar, che queste sicuramente al 110% le trovate in Italia. Anzi, sono io che non le trovo, che vivo in Inghilterra, e ve le straconsiglio, ma proprio come se fossi vostra sorella. Sono maschere in crema che vanno lasciate in posa soltanto 5 minuti, quindi se non avete tempo queste sono perfette, ma raga, vi lasciano una pelle nuova, veramente nuova. Io in questo caso ho fatto la maschera purificante effetto matte al fiore di malva e argilla bianca. Ho ricomprato in Italia, poi nella mia cameretta, cioè no, non si sa quante, le ho ricomprate mille miliardi di volte. Buonissima, vi lascia la pelle proprio super liscia, super morbida, vi toglie tutto il sebo in eccesso, vi richiude i pori, guardate, una cosa spettacolare. E poi ho fatto anche quella vellutante. Ovviamente queste era la pappa reale, qualcosa, sì, pappa reale e burro di karité. Vi lascio tutte le cosine scritte qui. Mi è piaciuta un botto, però non ve ne parlo, non mi dilungo, perché veramente ve ne ho parlato in quasi tutti i miei video dei prodotti terminati, come tutti i prodottini che avete visto praticamente finora. Però dovete sapere che io, quando amo una cosa, quando mi trovo bene con un prodotto, lo ricompro, riuso, rifinisco e così via. L'ultima mascherina che vi faccio vedere, che anche questa avete visto in un video dei prodotti finiti, questa era una maschera fatta come quelle di Geomar, che sono divise in due, voi strappate e hanno due utilizzi. Idem questa qui, era una maschera pulente e lenitiva, insomma aveva l'argilla dentro. Mi è piaciuta tantissimo e questa è una copia spudorata, o comunque non copia, però è un prodotto molto molto simile alle mascherine di Geomar. Quindi se trovate queste, io queste, ripeto, le ho prese su eBay, provatele perché sicuramente non ve ne pentirete. Poi abbiamo quasi finito, ho terminato uno shampoo di Dottor Organic, ed è questo al caffè antiforfora. Mi ci sono trovata sta bene, l'unica cosa è che mi andava a seccare un pochino il cuoio capelluto, però per il resto, magari salviette struccanti come se non ci fosse un domani. Eccoci qua, ma ce n'era anche un'altra da qualche parte, non lo so che fine ha fatto. Comunque queste le ho prese da Home Bargains e ne ho finite due di queste, anzi una l'ho appena aperta e sta a metà, quindi ok. E queste sono le salviettine struccanti di Primark, che sapete non essere le mie proprio strapreferite, queste verdi, però ormai mi sa che fanno solo queste, quindi noi ci accontentiamo. Saponettina che ce n'è rimasta veramente poca in bagno, questa la uso per lavare i pennelli e le spugnette, mi ci sono trovata benissimo e l'odore di questa, raga, fa impazzire proprio letteralmente, quindi questa ve la straconsiglio anche se la volete comprare per lavarvi appunto le mani o il viso o insomma quello che volete. Vi faccio vedere qualche prodottino di make up. Allora, mascara che ho terminato è questo di Essence, ed è il Lash Princess nella confezione viola. Questo è un mascara che sicuramente ricomprerò in futuro se
insomma lo ritroverò. Adesso questo, cioè, si è seccato veramente tantissimo, mi lascia tantissimi grumi sulle ciglia, quindi ho deciso di cestinarlo e ve lo straconsiglio. Qualità prezzo ottima, se volete appunto un effetto volumizzante. Poi ho terminato questi due correttori, uno è della Wet n Wild e questo era nella tonalità Light Ivory ed era della linea Photoready. Questi correttori non sono stati tra i miei preferiti, lo sapete benissimo, però neanche tra i peggiori che insomma io abbia mai provato. La cosa che non mi piaceva era che erano un po' secchi, in più non lo so, sapete quando non vi convincono al 100%? Bene, sono io con questi correttori, quindi questo se ne va nel pattume. E poi un correttore che invece mi ha stupito tantissimo è stato questo correttore di Primark, che io non avrei mai detto, insieme ad un altro prodotto che adesso vi faccio vedere, ma è stato il correttore che mi ha salvato praticamente le occhiaione, quelle brutte profonde, scavate come gli scavi di Pompei. Questo correttore all'interno aveva vitamina E e aloe vera, ma sarà che era la tonalità perfetta per me, non lo so, era, non so, mi è piaciuto un sacco, inaspettatamente ve lo straconsiglio. Altro prodottino, sempre low cost, sempre preso da Primark, è il fondotinta, questo qui della linea Matte Foundation, pagato 5 pound, ve lo faccio anche vedere, e questo fondotinta mi è durato la bellezza, io se non sbaglio l'avevo comprato a maggio-aprile, l'ho terminato esattamente a dicembre, ma proprio esattamente 2 giorni fa. Mi è piaciuto un botto, la tonalità io l'avevo preso in nude beige ed è la mia di tonalità da tutti i giorni. Mi è piaciuto tanto perché? Perché è un fondotinta molto molto leggero, ma allo stesso tempo coprente al punto giusto. È un fondotinta oil free, che è un'altra cosa che mi è piaciuta, non lo so. Trovandolo da Primark io non mi aspettavo che mi sarei innamorata proprio così di questo fondotinta, e quindi io vi dico, se lo trovate dategli una chance perché è veramente veramente ottimo. Ultimo prodottino che vi faccio vedere alla super veloce è questa powder, loose powder, che è una cipria in polvere libera di Rimmel. Questa è una cipria super ottima, una cipria passepartout un po' bianchina per i miei standard, nel senso che dopo un po' a me, non lo so perché, le cipre bianche, che cavolo mi si è appiccicato, le cipre bianche mi diventano rosa sulla mia pelle, quindi dovete stare attenti alla colorazione che prendete. Io avevo preso questa che è la 001, se si vede, trasparente, però nel complesso mi ci sono trovata stra bene, infatti l'ho proprio terminata tutta, avevo tolto anche il coperchietto. E questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che, io so che questi video dei finiti vi piacciono sempre abbastanza, fatemi sapere se c'è qualche prodotto che vi è piaciuto magari di più di tutti, oppure se c'è qualche prodotto che voi avete provato con il quale io mi ci sono trovata bene e che voi magari no, insomma fatemi sapere tutto giù nei commenti. Io vi mando un bacione super grande e noi ci vediamo sempre qui, sempre sul mio canale, con un prossimo video. Ciao!